Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Di primo tempo che ha visto a sfidarsi Napoli contro Cuba, Cuba in casacca verde contro il Napoli, maglia blu, andiamo a parlare con i giocatori del Cuba. Andiamo a parlare. Mamma mia, primo tempo mi vede in vantaggio di 2-1. Ci siete riusciti a essere incisivi lì davanti, qual è stata la vostra marcia in più? No, nessuna marcia in più, abbiamo giocato malissimo, siamo stati fortunati l'ultimo gol con un rimbalzo arrivato Zupo sotto la porta. Fortunatamente noi abbiamo Santo Nicola in squadra che comunque bene o male riesce a fare la differenza tra le linee e questo ci aiuta. Lo sa della merda. Per il secondo tempo quindi cosa c'è da migliorare per la tua squadra? Dobbiamo giocare come al solito, giocando, lo sa della merda. Giocando come al solito possiamo vincere tranquillamente. Va benissimo, ringraziamo i giocatori. Un saluto a Ciccio Bastardo del Cuba, andiamo a parlare invece con i giocatori del Napoli, andiamo a parlare con il numero 8. Primo tempo che vede in svantaggio di 2-1, cosa è mancato alla tua squadra? Diciamo che il loro portiere ha fatto la differenza per il momento, come avete visto anche voi, non è che abbiano fatto tanti tiri o tante azioni da impensierirci, la differenza l'ha fatto il loro portiere, ha fatto 3-4 parate super. Cosa c'è da migliorare per questo secondo tempo? Secondo tempo speriamo solo che il portiere permettendo siamo un po' più cinici davanti alla porta. Va benissimo, ringraziamo i giocatori del Napoli, chiudiamo il collegamento ricordando il risultato di 2-1 per il Cuba. Un saluto da Boateng. Ciao, tra Napoli e Cuba, vinta dal Napoli 3-2, big match della sesta giornata. Siamo qui con il migliore in campo, Postiglione Angelo, e con il migliore dei suoi, De Pompeis. Nuovo acquisto del Cuba. Prima partita, grandissime parate. Che cosa si dice? C'è grande rammarico, la squadra c'era, però nel secondo tempo è calata. La squadra, il Napoli, ha preso il sopravvento ed è riuscita a segnare il gol della vittoria. Oggi comunque i tuoi compagni non erano in un gran stato di forma, soprattutto il Vitagnano. Chissà, come mai questa poca, diciamo, come posso dire, questa poca forma dei tuoi? Non lo so, ti dico, molti di loro l'ho conosciuti questa sera, quindi non ti so dire. Vabbè, vuoi salutare qualcuno? Saluto tutta la squadra e basta. Ok, bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Andiamo con il migliore in campo, Angelo Postiglione, una partita, grandissima partita, quantità e qualità si dice di solito. È stata una partita difficile, contro la prima in classifica. Per me loro erano convinti di vincere, come sentito anche dall'intervista della partita scorsa. Forse. Vabbè, comunque dobbiamo dire che avete giocato una grandissima partita e il rammarico c'è solo per quella partita che avete perso a tavolino. Se avete perso quella partita a tavolino, forse oggi potevate puntare anche al primo posto. Ma noi poi stavamo sul campo con la partita persa, non so perché poi ce l'hanno dato persa. Vabbè, poi queste sono altre cose che ne parleremo in altre sedi. Comunque oggi è una grande intesa, ho visto con Romulo Garzelli. È stato lui, secondo me, l'innesto positivo di questa squadra. Fa molti gol, anche se oggi ne ha fatto solo uno, mi sembra, una punizione. Ma ha mantenuto bene palla, si è sacrificato bene per la squadra. Sì, sì. Vogliamo dedicare a qualcuno questa vittoria? Sembra la mia famiglia. Va bene. E alla squadra. In bocca al lupo. Crepi. Ci vediamo alla prossima.